Ciao a tutti i futuri faraoni. Oggi torniamo con la serie di Faraon New Era. Oggi facciamo Rostagia. Il titolo è La grande piramide della Sfinge. Entriamo in questa nuova mappa. Finalmente il faraone Khufu ha rivelato i propri piani e le proprie sconfinate aspirazioni. Essi peseranno per molto tempo sulle spalle della nostra gente. Il faraone benedice e maledice allo stesso tempo la tua famiglia, perché anche se ti sei guadagnato il livello di nomarca, il primo compito che ti viene affidato è quello di portare a termine il progetto di costruzione più ambizioso di tutti i tempi. Il luogo dell'eterno riposo del faraone sarà un gigantesco complesso di piramidi lontano da ogni città, sull'altopiano vicino a Rosjà. Il suo sarcofago sarà di robusto granito e la sua chiatta funebre di prezioso legno del Libano. Vicino al complesso di piramidi del faraone, dovrai costruire una piramide più piccola per suo figlio, il principe Khafra, la cui tirannia rivaleggia con quella del padre, ma i cui successi ne sono ben lungi. Khafra richiede inoltre che la sua immagine sia scolpita nella pietra di Rosjà, sulla sommità di un'enorme statua chiamata Sfinge, con il corpo di leone e la testa di un uomo. Per supportare questo enorme impegno edilizio, dovrai fondare un grande insediamento a Rosjà. Le altre condizioni sono a tua discrezione, in quanto il tuo unico obiettivo è quello di completare questi tre grandi progetti e di onorare la fiducia del faraone. Ti verranno inviate alcune lastre di calcare bianco necessarie per le rifiniture delle piramidi, ma dovrai acquistare tutto il resto con i fondi della città. Il faraone affida a te, stimato nomarca reale, questi tre compiti sacri. Tu dovrai dimostrare la tua incrollabile devozione al faraone ed esaudire i suoi desideri a qualunque costo. Come al solito ringraziamo ovviamente il doppiatore per la sua introduzione. Iniziamo praticamente a costruire una mappa. Io ho deciso di costruire una mappa praticamente al di là di questo piccolo fiumiciotto. Perché praticamente? Perché siccome la maggior parte delle risorse come gioielli eccetera eccetera le troveremo dall'altra parte, ebbene praticamente iniziare a fare la cittadina in quella direzione. Non soltanto praticamente, in seguito ho notato che su internet questa mappa sembra particolarmente buggata, ma in realtà non è proprio così, perché praticamente la piramide deve avere un accesso verso un acquitrino molto grande, ovvero praticamente la parte destra della mappa, dove c'è il Nilo, insomma uno delle intercapedine del Nilo, che è più grande. Questo perché? Questo perché praticamente l'accesso all'acqua deve essere derivato da una fonte grossa di acqua. Quindi è bene costruire una mappa verso il basso, in concomitanza con il fiumicetto più piccolino, in modo tale da avere sia un po' di acqua, ma non interferire praticamente con la costruzione poi grossa della piramide, cosa infatti ho fatto sin dall'inizio, perché? Per calcolare le proporzioni. Poi, per quanto riguarda l'economia, è abbastanza facile. Bisogna avere una buona quantità di gioielli estratti. Quindi gioielli grezzi e poi convertirli a alcuni gioielli, ma non tutti. Perché? Perché la quantità da vendere c'è una proporzione che sono gioielli grezzi, una proporzione è gioielli lavorati. Quindi bisogna avere molti più gioielli in realtà grezzi che lavorati, anche se ovviamente guadagneremo di più con quelli lavorati, ma la quantità è superiore invece ai gioielli grezzi, quindi bisogna non esagerare con la costruzione di attività di gioielli. Poi, per quanto riguarda il cibo, anzi, è abbastanza facile: non ci sono fattorie, ma basta praticamente costruire i centri per la selvaggina, dove ci sono praticamente i cacciatori. Per il resto, devo dire che la mappa non è stata particolarmente difficile, se non che praticamente capire sin dall'inizio la posizione esatta dove piazzare la nostra cittadina. Ora,
Ho qui ho tutto un altro tipo di schema, cioè praticamente fare le città a quadratoni, in modo da poter poi inserire all'interno giardini, costruzioni di come templi, eccetera, eccetera, per poter assicurare a tutto il circondario dove ci sono le case una qualità migliore praticamente del luogo, ok? Perché ogni volta che tu piazzi un tempio aumenta praticamente la qualità della felicità della gente, quindi mentre se tu lo piazzi vicino magari appunto a un centro dove ci sono raffinerie eccetera eccetera, le case verranno di meno, quindi praticamente c'è pure questo discorso. Poi è stato un pochettino più complicato all'inizio soltanto per far avviare l'attività del commercio, perché siccome il porto sarà sempre un po' più lontano rispetto alla cittadina, almeno come l'ho fatto io, era un pochettino più lontano, ho dovuto immediatamente piazzare poi qualche edificio praticamente edificio abitativo vicino ovviamente al porto, perché altrimenti non funziona. Che dovete sapere questa cosa, non so se è un bug, non lo so. Io non sto giocando per una versione aggiornata, sto giocando praticamente la versione appena uscita. Anche se so che attualmente ad oggi, che è giugno del 2023, hanno già fatto un aggiornamento, probabilmente di fix, bug, eccetera, eccetera, perché ce ne sono stati. Di conseguenza, combattimenti non ce ne sono praticamente. Forse ce n'è stato uno solo così. Sporadico, uno si è concentrato su tutta l'economia perché è difficile effettivamente mantenere uno e l'altro. Inizia fra piramide e decostruzione abbastanza presto, ecco, senza perdere tempo. Non ci sono stati problemi su quanto riguarda l'economia, perché le cose sono arrivate, le barche non si sono buggate, quindi su questo siamo tranquilli, fortunatamente. Sì, diciamo appunto, va abbastanza liscia la mappa. Io la considererei come una mappa media difficoltà già, un pochettino. Ecco, qua c'è stato un combattimento. Ma non so combattimenti particolarmente impegnativi, dico, non c'è niente di che. Addirittura si potrebbero pure costruire se uno va a vedere anche le mura. Cioè io a un certo punto, avendo talmente tanti soldi, l'ho fatto un pochino anche così per provare. Niente. Vendere, vendere, stravendere, avere sempre comunque di scorta un po' di gioielli, carne così così, perché ogni tanto te lo chiede praticamente la città vicina, ma può per il resto nient'altro. Comunque devo essere sincera, questo metodo di fare la situazione abitativa in questo modo a quadratoni non mi è dispiaciuto, anzi probabilmente lo rifarò poi nella puntata dopo, perché effettivamente massimizza la qualità della vita dei personaggi, quindi va benissimo. Poi tutto intorno, al di fuori del quadrato, praticamente al di dentro puoi costruire tutto quello che sono templi, case, eccetera, eccetera. Ma al di fuori effettivamente costruire poi, che ne so, la drogheria, quello che è, ci sta perfetto, non c'è alcun tipo di problema a riguardo. Ovviamente come al solito andiamo avanti veloce. Comunque di solitamente, vabbè, sapendo già un pochettino com'era la situazione, ecco, un'oretta di gioco no, velocità normale si può fare, anzi qua sono andato anche pure io veloce, se non mi sbaglio. Velocità, ho anche velocizzato un pochettino la cosa, ecco, c'era magari appunto ho fatto pure qualche barchetta per aiutare le città vicine, ma ripeto, i combattimenti non erano particolarmente impegnativi, né particolarmente pressanti. Dopo un tot non ho spunto nemmeno più. Non c'è nessun problema. Non è una campagna bellica, ecco. Qua ho dato il massimo, che appunto il quadrato nel quadrato del quadrato. Bellissimo. Molto carina come situazione. E poi niente, insomma. Poi andiamo alle notizie storiche, visto che considero comunque la mappa non è così fortemente alta, c'è pochino da dire effettivamente. Allora, cosa vi possiamo dire? Rostgia, che infatti prima ho sbagliato, non è l'ostage, è Rostgia. Ok,
Praticamente è il nome di Giza. Infatti, in For Honor Heaven come spunta, tra parentesi, Giza. Perché Giza è così importante? Praticamente, vabbè, Rost già ovviamente è il nome antico. Giza, non andiamo a cercare. Giza, ok, che è sempre dall'arabo praticamente. È una città dell'Egitto, capoluogo del governatore omonimo, quindi Giza. Si trova sulla riva occidentale del Nilo, circa 20 km a sud-ovest dalla capitale del Cairo, nei pressi del confine nord-orientale del governato. Parte dei suoi distretti fanno parte della megalopoli della capitale Cairota, detta anche, quindi Giza viene anche nominata la Grande Cairo. Ok, ci sono delle grandi, ci sono le necropoli, infatti praticamente cosa troviamo? Le piramidi di Giza e poi abbiamo anche la piramide di Khefren, abbiamo la Sfinge, la Grande Sfinge. Ok, qua c'è qualche piccola informazione, ovviamente sempre su Wikipedia italiana, se andate a cercare. E dice, necropoli di Giza, leggiamo un momento. Giza deve la sua importanza al fatto di ospitare su un alto piano roccioso che si trova alla periferia della città una delle più importanti necropoli dell'antico Egitto. A Giza sorgono infatti, oltre ad una grande quantità di sepolture minori, le tre più famose piramidi egizie, ovvero quella di Cheope, quella di Khefren e quella di Micerio, ho detto anche Micherinos. Secondo i nomi tramandati dalla tradizione greca ed ellenistica, tutti appartenenti a sovrani inseriti nella quarta dinastia, la più grande piramide esistente è quella di Cheo, però, sempre presso Giza, si trova un altro famoso monumento dell'antico Egitto, ovvero la Grande Sfinge, che noi stiamo costruendo ovviamente nel gioco. Va bene. Ma cosa significa Giza? Questo effettivamente. Cosa significa esattamente? Ok, questa è un'ottima domanda. Il nome deriva dall'antico vocabolario greco necropolis, che letteralmente significa città dei morti. Il complesso di Giza era una volta vicino all'antica capitale egizia di Menfi. L'altopiano di Giza è il luogo in cui furono sepolti numerosi faraoni, regine e nobili della quarta dinastia dell'antico Egitto. Quindi Giza letteralmente significa necropoli. Incredibile. Però ovviamente è tratto dall'arabo perché appunto è un... anche se deriva praticamente il concetto della città dei morti dal greco, perché così la chiamavo. Molto interessante. Niente, che dire, continuiamo praticamente noi la nostra ascesa.
Ok, secondo tutto quello che sto facendo, la vostra partita procede liscissimo. Io sono riuscito a ottenere tutte cose. Insomma, poi quando ho avuto problemi che magari non riuscivo a soddisfare la domanda del faraone, quindi richieste esterne, io ho pure regalato un sacco di gioielli in modo da pareggiare. La cosa sembra aver funzionato. Niente, ci dirigiamo praticamente lentamente, anzi, abbastanza velocemente però in questo caso, perché qua non ho perso molto, molto tempo, fortunatamente. Verso la direzione della conclusione della partita, ovvero praticamente la costruzione delle piramidi. Per le richieste delle piramidi non erano particolarmente, diciamo, esigenti, a dire la verità. Non mi sembra che abbia preso particolarmente tempo rispetto a quello di prima, invece, che effettivamente era un altro disco, a parte che era buggato, cioè dico, cioè quello un po' fastidio. Vedi, qua avevo fatto, vedete, qua c'erano le mura, avevo fatto pure. E sono sbizzarrita perché poi alla fine ho fatto pure il tempio quello grande, quello di Ptah. Andavo con un pezzo di tempio che ho fatto in questo modo sempre circolare. Che effettivamente funziona, è molto, molto, molto funzionale.
Completiamo la nostra prima piramidina, quella piccolina, la sfinge ce l'avevamo fatta, la sfinge anzi non è per niente un problema, anzi, molto facile. Costruiamo l'oltranza come i forsennati, questi campi di lavoro, insieme ai martellisti, scalpellisti, eccetera, eccetera. Non saranno avere problemi. E la costruzione della piramide, ovviamente, piano piano, va che si costruisce, anzi qui non è stato veramente lento, si continuava a costruire. Ecco, arrivato già verso il 28esimo minuto, 27, sì, 28esimo minuto della registrazione, già vediamo, vabbè, c'è stato un pochettino di problemi perché io sono andata avanti velocissimo, anche nella registrazione stessa, non ho perso particolarmente tempo, e anche nella mappa l'ho messo molto veloce perché volevo sbrigarmi visto che non c'era più niente da andare a controllare, era diventato tutto automatizzato. Per costruire praticamente l'ultimo pezzettino della piramide, perché c'è la punta, si mette soltanto poi si deve rifinire. Quindi non ci scoraggiamo, andiamo avanti veloce su questa situazione, in modo da poter arrivare all'ultimo step, ovvero la costruzione definitiva della piramide. Ok, siamo arrivati, finalmente come potete vedere piano piano si sta costruendo la nostra piccola piramide.
piccola, insomma. La nostra grande piramide, a dir la verità. È stata una campagna molto piacevole, non è stata per niente, diciamo, noiosa, astrusa, eccetera, eccetera, eccetera. Una volta raggiunta la sussistenza, la mappa è abbastanza facile. Anche se ho letto la dicendo tipo hard difficulty, questa mappa, per me, secondo me, è una normal, nel senso che è abbastanza bilanciata. Ci sono alcune difficoltà iniziali da sopperire, però poi per il resto non ci sono grossi problemi per niente. Ed ecco fatto, finalmente la nostra piramide è stata costruita, bianca, perfetta, scintillante, tutto finalmente al posto giusto, e niente ragazzi, ci salutiamo, ci vediamo alla prossima puntata, alla prossima, ciao!